Dopo più di 20 giorni di lavoro ininterrotto, il direttore del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Giovanni Costa, fa il punto sul post-alluvione e sulla necessità di ripristinare urgentemente la funzionalità delle opere di bonifica, dai canali artificiali alle idrovore, riparando le rotture arginali. Consorzio nell'immediato sarà impegnato nel cercare di ripristinare la funzionalità delle opere di bonifica, cioè principalmente canali artificiali, ma anche impianti idrovori, impianti irrigui, che sono stati fortemente danneggiati dall'alluvione causata da acqua fuoriuscita dai fiumi. Per quanto riguarda i canali di bonifica, l'alluvione ha determinato in alcuni casi rotture arginali per il sovraccarico idraulico subire i canali, in altri casi delle forti erosioni nelle scarpate arginali dei canali e anche e soprattutto degli interrimenti della sezione fluente. Questo fa sì che con la sezione fluente ostruita la portata dei canali si riduce. Per quanto riguarda i piani idrovori, alcuni sono stati sommersi dall'acqua che in alcune zone ha raggiunto anche un'altezza di 2 metri dal piano campagna. Mentre per quanto riguarda gli impianti irrigui, anch'essi sono stati in parte danneggiati in quanto sommersi dall'acqua, soprattutto le apparecchiature elettriche, come per esempio cabine di trasformazione, quadri elettrici. Per cui la prima cosa da fare è cercare di ripristinare al più presto la funzionalità di queste opere.